Questo è l'Hoover Air X1 e rappresenta uno dei prodotti più innovativi presenti sul mercato per fare video e per farvi seguire in maniera molto semplice. Schiacciando un solo pulsante si riesce a farlo assolutamente decollare, farvi seguire e soprattutto filmare al meglio tutto quello che è relativo ai vostri momenti memorabili senza necessariamente dover utilizzare un telefono o un dispositivo a supporto. Ecco comunque le 10 cose che mi sono piaciute, cioè alla fine vi racconto anche quali sono le specifiche di questo prodotto che davvero è fantastico. La prima cosa davvero spaziale è il design, non è un drone ma è un gimbal, pesa soltanto 125 grammi, viene fornito con due batterie piccolissime e con un caricabatterie altrettanto piccolo e comunque molto portabile. Questo prodotto si può infilare assolutamente in tasca e non necessita di utilizzare un'app, basta semplicemente aprirlo in maniera molto semplice e, come già vi ho mostrato, mi è piaciuto il fatto che in pochissimi secondi riuscirete a farlo partire anche se non avete nessuna esperienza di volo. Mi è piaciuto anche il fatto che la batteria sia minuscola e che si sostituisca in maniera molto rapida e soprattutto che il decollo di questo piccolo drone avviene semplicemente aprendo le ali del drone stesso, che ha delle ventoline piccolissime, inquadrando la faccia e poi automaticamente il sistema parte e poi effettivamente registra tutti i filmati in modo molto semplice e intuitivo, sapendo che comunque questo prodotto ha un hard disk che vi consente di salvare tutti i dati senza aver bisogno di una scheda di memoria aggiuntiva. Un altro aspetto eccezionale è il fatto che con questo strumento riuscirete in pochissimi secondi a registrare il vostro primo video. Ho provato con mio figlio Matteo, con Davide, il mio nuovo collaboratore, che correrà con me sul canale e vi racconterà tutte le scarpe, confrontando il nuovo DJI con questo strumento. Matteo in 13 secondi è riuscito a registrare un video, mentre con il DJI ha dovuto aspettare 1 minuto e 15. Non serve portarsi con sé nessun prodotto, basta mettere questo in tasca e poi con questo Hoover X1 riuscirete effettivamente a registrare immediatamente il vostro primo video senza avere nessuna conoscenza di droni, che invece richiederebbe leggere tutti i manuali o comunque diverse ore di tutorial. Il tempo è quello che ci manca. Una delle cose che ho amato particolarmente è il fatto che utilizzi 5 diversi modi di registrazione. Il primo, il più importante, è quello che si chiama appunto hover, che di fatto vi consente di registrare da vicino il vostro filmato e poi il drone vi segue in maniera tale che possiate, per esempio, andare in montagna e farvi filmare senza dover chiedere a un passante o a nessun altro, e riuscirete comunque a fare un video che poi potreste portare a casa e mostrare ai vostri cari. Esiste poi la possibilità, lo sto guardando sull'app, di effettuare lo zoom out, ossia sempre col palmo della mano il prodotto in questo caso si allontana da voi, facendo un filmatino super cinematografico che potreste utilizzare nel caso in cui stiate vedendo un panorama particolarmente interessante e vorreste poi utilizzarlo quando siete a casa per mostrarlo ai vostri amici. Ma quello che invece ritengo essere il modo più interessante si chiama follow e vi consente di farvi seguire in maniera molto semplice dal drone stesso, che va a 25 km all'ora, quindi sicuramente a piedi lo potreste fare anche andando in pista oppure in strada in maniera molto semplice, andando in bici. Ovviamente se siete ciclisti molto evoluti forse non riesce a seguirvi, però comunque, visto che utilizza l'intelligenza artificiale a disposizione delle telecamere nella parte anteriore, riesce in maniera molto semplice a seguirvi anche se andate a zigzag. Un altro modo poi molto carino è quello che si chiama Orbit. In pratica vi gira intorno a voi stessi, potreste scegliere a quale altezza farlo girare, però di fatto non c'è bisogno di farvi seguire. Il buon Davide cercava di scappare dal drone stesso, ma di fatto vi segue da un'altezza variabile determinata dall'app e configurabile. Comunque questo filmato vi permette di verificare diverse angolazioni viste dall'alto. Esiste infine la funzione Bird Eye, che di fatto fa sì che il vostro drone vada sopra la vostra testa facendo una ripresa dall'alto, che potrebbe essere interessante per esempio nel caso in cui vogliate riprendere un gruppo di amici assieme magari durante il primo dell'anno. Tra l'altro il mio coniglio è scomparso, comunque ad ogni modo vi mostro come funziona. In pratica il prodotto si
innalza sopra la vostra testa, in questo caso ci ha indicato che l'innalzamento è di 5 metri, allungando la mano poi ritornerà immediatamente dal suo padroncino e si comporta in maniera molto migliore rispetto al coniglio. Interessante notare, me l'ha chiesto anche Davide, che comunque ci sono 6 pulsanti sul dispositivo stesso, perché il prodotto Hoover è stato realizzato da una startup americana che si chiama 00, è di Stanford, è da 2 PhD americani. La sesta modalità si chiama custom, ossia configurabile, e in effetti nei mesi scorsi sono state aggiunte 2 funzioni: Dolly Track, che non vi fa il follow da dietro ma da davanti, anche se comunque c'è un po' di rischio perché non sono state introdotte delle telecamere nella parte posteriore, quindi dovreste fare davvero attenzione nell'utilizzo, e poi Snapshot, che è quella che vi consente di fare delle fotografie con 12 megapixel che comunque escono abbastanza bene e soprattutto sono fatte davvero a distanza. Un'altra cosa veramente bella è la possibilità di cancellare il suono, perché questo Hoover Air utilizza dei sistemi di intelligenza artificiale. Potreste collegare un microfono esterno oppure il telefono stesso e quindi registrare con l'audio dei vari dispositivi, e grazie al sistema di intelligenza artificiale toglierete il suono, e in effetti è davvero una funzione magica. Ho provato molti droni da quando ero piccolo, però questo è davvero il più facile che ho usato tra tutti quelli che ho provato. Tra l'altro sarebbe davvero magico se vi iscriveste al canale per non perdervi ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Un altro aspetto superlativo del drone è la possibilità di registrare in maniera verticale nativa. Io di solito utilizzo comunque sempre l'orizzontale e poi lo trasferisco con i miei sistemi di montaggio, ma in questo caso non è necessario, perché basta schiacciare sull'app la selezione vertical video e otterrete un video con la risoluzione verticale che automaticamente può essere trasferita sui vostri social preferiti e per esempio fare un reel oppure un TikTok in maniera molto rapida. Altre 2 cose che sono secondo me uniche di questo prodotto è che può essere utilizzato in casa, perché non ha bisogno di un sistema satellitare GPS, che invece è necessario nel caso in cui utilizzate un drone tradizionale. Mio figlio l'ha pure provato in casa scegliendo una funzione a caso che l'ha quasi distrutto, però comunque in maniera molto semplice lo potreste utilizzare anche all'interno. E poi soprattutto, nonostante sia davvero leggero, ha un sistema di stabilizzazione perfetto, dicono gli ingegneri americani. Può essere utilizzato con un livello 4 di vento, e non l'ho provato con la Bora, però comunque riesce a registrare in maniera molto stabile ed efficace. Otterrete poi comunque dei video davvero super stabili anche correndo e andando in bici, perché utilizza un meccanismo triplo di stabilizzazione, software e hardware, sfruttando il meccanismo del gimbal. Il sistema è davvero molto stabile e quindi potreste filmarvi o filmare i vostri amici senza dover seguire la persona che state filmando, oppure se state filmando voi stessi. Esiste poi ovviamente anche la modalità Pro, perché scaricando l'app potreste configurare e controllare il vostro drone dall'app stessa. In questo modo potreste ad esempio vedere simultaneamente il video dal telefono e poi farvi filmare in contemporanea, in modo tale da poter verificare in che modo il video stia uscendo. Chiaramente poi potreste esportare tutti i dati sull'app stessa, ma ovviamente esiste anche una presa USB-C con la quale potreste collegare il dispositivo al vostro computer. Secondo me è la soluzione più semplice e più efficace, in modo tale poi da poter montare eventualmente i vostri video, ma tenete conto che l'app stessa vi consente di farlo in maniera molto semplice nel caso in cui non siate così esperti di montaggio video. E in pochissimi secondi, scaricando il video sul vostro telefono, poi riuscirete a trasferirlo sui social media in modo molto semplice. Ho amato inoltre che la qualità di registrazione sia comunque davvero molto buona. Registra 2,7K a 30 frame per secondo, oppure a 1080p a 60 frame per secondo o HDR. Il video che esce in maniera nativa è comunque davvero molto buono e non necessita di un grande color grading, soprattutto in una giornata di sole, e penso che caricando i dati sui social otterrete comunque un video assolutamente perfetto. Ho infine amato il fatto che il prezzo di questo prodotto sia davvero competitivo, nel senso che costa
soltanto tra virgolette 400 euro di listino, io l'ho avuto gratuitamente per fare la recensione test che state vedendo, mi è piaciuto moltissimo per la semplicità di utilizzo, lo raccomando a tutti i podisti amatori che volessero farsi filmare e poi mandare il video ai propri coach. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima, vado a dar da mangiare al coniglio che in questo video non è apparso, ciao alla prossima.